In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villaggio che si trovava nella parte montagnosa della Giudea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino dentro di lei ebbe un fremito ed essa fu colmata di Spirito Santo e a gran voce esclamò: Dio ti ha benedetta più di tutte le altre donne e benedetto è il bambino che avrai. Che grande cosa per me. Perché mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino si è mosso in me per la gioia. Beata te, che hai avuto fiducia nel Signore e hai creduto che Egli può compiere ciò che ti ha annunziato. Allora Maria disse: Voglio lodare il Signore per le sue grandi opere. Dio è il mio Salvatore. Io sono piena di gioia. Egli ha guardato a me, alla sua povera serva. D'ora in poi tutti mi diranno beata. Dio che tutto può ha fatto in me cose grandi. Santo è il suo nome. Egli sarà misericordioso per sempre con tutti quelli che lo servono. Ha messo in opera tutta la sua potenza. Ha mandato in rovina i progetti dei superbi. Ha rovesciato i potenti dai loro troni. Gli umili, invece, li ha molto innalzati. Ha colmato di beni gli affamati. I ricchi, invece, li ha mandati via a mani vuote. Egli è fedele alle promesse fatte ai nostri padri. È venuto in aiuto a Israele, suo servo. Non può dimenticarsi di essere misericordioso verso Abramo e i suoi discendenti, per sempre. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi. Poi ritornò a casa sua.